Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo una cosa un po' speciale. Abbiamo qui delle razioni militari, quindi dei pasti militari, prodotte dalla Real Field Meal, compagnia norvegese che produce appunto le razioni fornite direttamente all'esercito norvegese. Tra l'altro le loro razioni sono conformi agli standard NATO e sono stati approvati da quest'ultimo e possono essere quindi distribuite a qualunque esercito ed essere utilizzate da qualunque esercito. Tra l'altro questa è una versione pensata appunto per i climi freddi, infatti è una Arctic Field Ration. Ed è quindi stata appunto pensata per essere consumata all'interno di ambienti freddi dove il consumo di calorie è molto elevato. Spendiamo 2 minuti per parlare un attimo degli ingredienti all'interno di queste razioni. Ero convinto fossero imbottite di conservanti, in quanto è consigliato il consumo di questi alimenti entro 10 anni da quando sono stati prodotti. In realtà, controllando il loro sito web e leggendo gli ingredienti all'interno di queste cose qui, abbiamo scoperto che essendo tutto disidratato e necessitando addirittura 1 litro d'acqua per poter essere consumato, il cibo si conserva semplicemente secondo questo principio. All'interno di queste buste c'è un pasto completo, incluso di antipasto e caffè. Sono previste addirittura delle barrette energetiche e proteiche e forniscono un'energia pari a 1300 kcal. Finito di raccontarvi vita, morte e miracoli, direi che possiamo aprire e fare un test. Gusto. Cosa c'è qui dentro? Grazie a questi comodi cosini è possibile rimuovere la parte superiore, che può essere appunto utilizzato per richiudere la busta una volta che l'abbiamo aperta, se non finiamo il cibo che c'è all'interno. Sotto la prima etichetta troviamo un breve sommario di come funziona la busta e di quali sono i principi nutritivi al suo interno e anche di come è necessario nutrirsi all'interno di una situazione come quella di questa busta qui. Rimuoviamo anche questa, se riesco. Potete aiutarvi con un coltello nel caso abbiate problemi come me. Ok, una volta aperta troviamo delle Bring Beer, ovvero delle caramelline, una busta di carne secca, pomodoro e aglio, quello che penso essere una delle chewing gum, salsa speziata, quello che penso essere freeze dried instant. Oddio, questo qua è bellissimo. Allora, questo è caffè colombiano, che però è stato seccato, quindi lo buttate direttamente dentro l'acqua calda e avete il caffè pronto. Disinfettante, così vi potete pulire le mani prima di mangiare. Non siamo mica dei cavernicoli. Una busta di pollo al curry. Tra l'altro a me, non so perché, però piacciono veramente un botto queste buste qua. Sembrano... un cucchiaio che è uscito da solo e... oddio, these nuts? Mettisela, ti prego. E abbiamo delle these nuts walker, ovvero delle noccioline al barbecue. Ups. Ultimo, ma non per importanza, troviamo una busta di plastica sigillante, così se non finite qualcosa lo potete mettere qui dentro e non lo perdete. E quello che sono convinto essere un energy drink al limone, sempre da sciogliere in acqua. Va bene, finito l'unpackaging, possiamo passare alla preparazione degli alimenti. Come vi ho detto, sarà necessario utilizzare almeno 1 litro d'acqua per preparare tutto, dal caffè alla bibita energetica, e avremo anche bisogno di un qualche strumento per appunto scaldare l'acqua. Questo può essere un fornellino, una pentola, una piastra riscaldante, quello che vi pare. Basta poter scaldare appunto l'acqua per cuocere, tra virgolette, ovvero per desidratare, è difficilissimo, desidratare, e soprattutto per desidratare tutte queste robe. Quindi utilizzeremo noi un piccolo bollitore. Come vi ho già detto, potete usare qualunque cosa che scaldi l'acqua, da un fuocarello a un piccolo fornellino da campo. Va bene, abbiamo pensato di gestire la cosa in questa maniera. Mangeremo effettivamente le cose nell'ordine in cui la busta ce le propone. Quindi partiremo con l'antipasto, che può essere appunto la carne secca o le noccioline, nel mentre che si preparerà il nostro pasto vero e proprio. Partiremo appunto cucinando questo, come vi ho detto, in quanto ci vogliono più o meno 8 minuti perché sia pronto, e nel mentre ci mangeremo un po' di snack nell'attesa. Let's go!
Andiamo a provare la carne secca, pomodoro e aglio. Guarda che è buonissima. Tra l'altro, quando sono andato in Sudafrica avevo provato la carne secca, però tendenzialmente è super speziata. Questa qua invece è veramente bilanciata, cioè ci sono solo i pomodori e un po' d'aglio, ma l'aglio non è troppo forte. Quindi anche come gusto è molto normale, non è troppo, non so, salato, troppo con troppe salse, che normalmente fa schifo perché vuol dire che è carne del cazzo. Bene, mentre aspettiamo che l'acqua finisca di bollire, apriamo il nostro secondo antipasto, che sono le noccioline al barbecue. E ho già paura, perché non mi fa impazzire la salsa al barbecue, ma ups, sono convinto che siano buone, dai. Sono belle unte. Sono buone, cioè sono una bomba calorica, ma se hai camminato tutto il giorno secondo me ne hai bisogno. Ti sporcano le mani come le fonti, cioè se non ti lecchi le dita godi solo a metà. Qua intanto bolle, l'acqua qua è pronta, riapriamo la nostra busta di pollo al curry. Sulla scatola, cosa che non vi ho detto, vi è segnato fin dove dovete riempirla, da questa striscetta nera lì di fianco, quindi non riempitela troppo perché sennò diventa brodo. Richiudete la busta in modo tale che rimanga all'interno il calore. La mettiamo un attimo qui da parte. Ah, niente, mi tocca continuare a mangiare le noccioline. Va bene, direi che il nostro pollo al curry è pronto. Lo shakeriamo un minimo così che si mescoli per bene. E direi che possiamo andarlo a gustare a pieno. Oh, l'odore è buono! Una volta che avete finito di agitarlo, rimuovete il secondo strap in modo tale da non dovervi sporcare le mani. Prendiamo il cucchiaio e andiamo a sentirlo. No, ragazzi, è buono. Cioè, sembra quello fatto dalla nonna. C'è anche la cremina. Poi è leggermente piccantino, però non troppo, che tipo dici adesso devo bere 2 galloni d'acqua, no? Tra l'altro, se sei universitario, sono perfetti, no? Prendete uno di questi, ve lo tenete in casa, quando non avete voglia di cucinare, guardate dentro l'acqua calda, sembra, cioè i pasti pronti però buoni, non tipo quelli del discount che fanno schifo. No, ragazzi, è buonissimo davvero. È buono veramente. È buono davvero. Ah, ragazzi, effettivamente voi non l'avete visto, però sono passati tipo 4 minuti e io ho già seccato il pollo al curry. Non è che era buono, era veramente buonissimo. Sembrava davvero cucinato da tua mamma, che appena tu arrivi a casa e tua mamma ti ha appena fatto il pollo al curry. Anzi, vi dirò che ho mangiato indiano 3 sere fa ed era meno buono di questo qua. Quindi tutto un dire. Adesso però mi è venuto un pochino sete, quindi direi che possiamo andarci a fare questo energy drink. Tra l'altro non c'è bisogno di... Potete berlo anche con l'acqua calda, ma non è necessario. Quindi andiamo a mettere il nostro... Potete anche direttamente riempire la busta fino a qui, come indicato, e berlo direttamente da qua dentro, nel caso non abbiate una tazza e siate appunto in un campo mobile o che vi stiate muovendo all'interno del territorio nemico. Aggiungiamo l'acqua. Se l'avessimo fatto all'interno della busta non avremmo avuto necessità di un cucchiaio per mescolare, ovviamente, perché avremmo potuto shakerare questa. Io però non mi faccio problemi, lo shakerò con quello del pollo al curry. Mescoliamo. Va bene, direi che si è amalgamata abbastanza, andiamo a sentire. Beh, c'è come la cosa del Gatorade. Del Gatorade. È tipo il Gatorade, però meno tipo zuccherato schifoso del Gatorade. Cioè molto bilanciato. Va bene, direi che l'ultima cosa che ci rimane da testare sono queste caramelline. Andiamo a sentire. Sì, sono al... C'è un nome questa bacca che vi metterò qua in sovrappressione perché non mi ricordo come si chiama. Ok, finito il nostro pollo al curry, bevuto il nostro drink energetico, direi che è ora di farsi un bel caffè per concludere il nostro pasto, sempre con la nostra bellissima tazza di I Love, non lo dico. Andiamo a mettere l'acqua all'interno del bollitore, attiviamo suddetto bollitore oppure il nostro fornelletto da campo. Aspettiamo.
Perfetto, direi che è pronto. Mettiamo l'acqua. A me piace americano il caffè, quindi ne metto un bel po'. Potete farlo anche ristretto, però se volete. Shakeriamo così che non ci esploda addosso. Lo mescoliamo un po'. Oh, l'odore del caffè, non c'è dubbio. Ok, direi che ci siamo. Andiamo a sentire il caffè prefatto. Caffè americano. Molto normale, non è ovviamente il caffè della macchinetta che fate voi a casa o che bevete al bar, però è buono, cioè è più che altro una bevanda calda, che ha anche senso, nel senso che è comunque un pasto da fare in un posto che è freddo, quindi ce ne deve essere tanto e caldo. Ce ne deve essere tanto e caldo, come diceva tua madre. Poi è la tipica bevanda calda, no? Che ti metti lì a bere davanti al camino. Bene, direi che possiamo pulirci le mani a questo punto con la nostra bella salviettina, che loro avevano pensato, immagino, per essere utilizzata prima di mangiare, ma noi facciamo le cose al contrario. La buttiamo via questa. Lasciamo asciugare un attimo le manine. Freschino! No, vabbè, sa di vodka. Davvero, se sa di vodka, senti. È alcolica. Ragazzi, Red non ha le palle di provare la spicy sauce spicy. Quindi toccherà a me. È piccante, quindi? Sì, è abbastanza piccante, non mentirò. È piccantissima. Adesso la finisci. Tutto giù. Sta morendo. E direi che possiamo concludere il nostro pasto con una bella Chewingham. Ce ne sono addirittura due, così se il tuo amico ha perso la sua busta pasto gliene puoi dare una. Cioè tipo, vuoi mangiare qualcosa? Tieni la mia Chewingham. Tieni la mia Chewingham. E niente, direi che possiamo passare alle constatazioni finali. Allora ragazzi, un po' di constatazioni finali. Il pasto è stato veramente buono e sono anche abbastanza sazio. Normalmente quando mangio in piedi mi rimane una fame atomica. Il pollo era buonissimo, cioè sembrava davvero, come vi ho già detto 15 volte, tirato fuori dalla padella e buttato dentro il sacchettino dove poi l'ho mangiato. Il caffè, il drink energetico, le caramelline, le cicche, la carne secca, era tutto veramente buono e si sente che comunque sono materiali di qualità e non sono quelle cagate che costano 50 centesimi a sacchetto che ti hanno buttato lì dentro per fare della massa. Anche dal punto di vista delle macro, quindi dei valori alimentari all'interno di questo box pasto, sono estremamente soddisfatto, anche perché faccio palestra da ormai 4 anni, quindi più o meno me ne intendo su quanti sono i quantitativi di carboidrati, proteine, eccetera, eccetera, che dovreste consumare, e 45 grammi di proteine per 192 grammi di carboidrati sono indicativamente i valori consigliati per persone che fanno sport o per persone che sono sotto stress fisico abbastanza costante. In poche parole, all'interno di questa busta tutti gli alimenti sono buoni e di altissima qualità. No. La bustina di mi ha ucciso. Vabbè, a meno che non mangiate l'intera busta di salsa piccante sparandovela in bocca come il buon Giuseppe. Questo lo tengo. Volevo provarlo. In poche parole, è un pasto veramente completo e se non vi sparate la salsa piccante in bocca direttamente è anche tutto molto buono. Anche per noi italiani che siamo abituati a dei gusti abbastanza semplici e non troppo complicati. Non è troppo speziato, anche la carne secca che normalmente ha troppe salse e troppo saporita è molto plain in questo caso. Io personalmente quando ero in America ho fatto un campo estivo con gli scout e abbiamo mangiato per 2-3 giorni queste razioni, quindi stesso packaging praticamente, però di razioni americane. E mi ricordo che mi avevano fatto veramente tantissimo schifo, perché non c'era la stessa qualità. Tra l'altro in quelle versioni lì non potevi scaldarti l'acqua a parte, ma dovevi scaldarla all'interno di una busta. Cioè avevi un mega bustone in cui mettevi delle altre bustine, dovevi scaldare tutto lì dentro. E A, la roba era fredda, B, faceva schifo. Questa invece sembra davvero di mangiare al ristorante. Tra l'altro mi dicono dalla regia che vorrebbero farvi notare il nuovo acquisto di Giuseppe. È una penna. Qui da Red è tutto, vi ringrazio di essere passati qui quest'oggi. Se siete interessati a questi alimenti incredibili, venite a trovarci in negozio, che a noi fa piacere. Li trovate anche sul sito e trovate il link qui sotto in descrizione. E stay hungry!